Buongiorno e benvenuti al nuovo video della Confraternita della Pizza. Io sono Ettore Priore e oggi faremo qualcosa di molto carino e interessante, che è il no need, però con le medio-basse idratazioni. Perché è importante? Perché il no need, quando viene realizzato, è una tecnica strepitosa, comodissima, è qualcosa che veramente ha cambiato la vita. È stata inventata da Jim Lay negli Stati Uniti e poi è un po' passata ovunque. Qualcosa di simile esisteva già ai tempi andati, però diciamo che poi è stata progressivamente sempre più affinata, codificata. E poi sulla Confraternita, sul nostro forum e poi sul nostro Facebook, è stata progressivamente affinata ancora, creando tutta una serie di piccoli stratagemmi per migliorarla, fino ad arrivare a questa che vi mostrerò oggi. Che ha di particolare? Ha di particolare il fatto che il no need ha un grande limite, un unico grande limite, ed è quello del fatto, siccome si interviene poco, l'effetto è che se ci sono pericoli di grumi, i grumi purtroppo non vengono disciolti. Pensate a cosa invece potrebbe accadere con la spirale, in cui il lavoro della macchina è molto forte, è una specie di trattore che macina tutto, lì i grumi scompaiono, si dissolvono istantaneamente. Qui ovviamente noi vedrete, faremo degli interventi brevissimi e quindi chiaramente l'attività ridotta comporterà che i grumi potrebbero non dissolversi. Invece con questi piccoli stratagemmi che vedrete oggi riusciremo a fare un bel impasto senza avere grandi difficoltà, senza avere nessun genere di fatica, affaticamento, impegno fisico, ma nel modo più assoluto pochi minuti e faremo tutto alla grandissima, non alla grande. Allora, come funziona? Il trucco sta nel suddividere in due l'immissione delle farine. Ed ecco che davanti a voi vedete questa bella sfilata di ciotole. Ci tengo a dirvi che nella vita reale noi non facciamo questo. Pesiamo tutto dentro un unico contenitore, che è quello di lavoro, e sporcheremo solo questo. Chiaro, questa è un'altra cosa molto importante. Ora, ovviamente non potevamo metterci a fare le cose un po', diciamo, in maniera casalinga, abbiamo cercato di essere un po' più precisi ed ecco che le nostre ciotole sono diventate 5. Perché? Abbiamo immaginato di fare una ricetta con un chilo di farina al 63% di idratazione. Prima di tutto, per capire che cos'è, pensate che questa è una farina di media forza, nella fascia, diciamo, media proprio della media forza, sta intorno ai 260 DV. Che cosa intendiamo con questo? Prima di tutto, questo vuol dire che è una farina adatta per la napoletana, perfetta per la pizza napoletana, ma è in un range un pochino alto, che poi vi mostreremo. È una farina super speciale, creata con tecniche di qualità avanzatissime, realizzata apposta per noi della Confraternita della Pizza. Infatti l'abbiamo chiamata la farina dei due priori, perché va incontro alla doppia esigenza di fare un'ottima napoletana e di fare anche una pizza in teglia di qualità ad alta idratazione, di qualità elevatissima. Allora, come abbiamo fatto questa ricetta? Dicevo, abbiamo immaginato un chilo di farina, 630 grammi d'acqua, quindi il 63%, eccola qui l'acqua, il sale 25 grammi e 1,7 grammi di lievito di birra. Vedete però che la farina da un chilo è stata suddivisa in due diverse ciotole. Una è pari quantità rispetto all'acqua, quindi è il rapporto 1 a 1, 630 grammi di farina e 630 di acqua. E l'altra è la farina che andrà a compensare fino a portare l'idratazione, abbassarla dal 100% iniziale a portarla giù al 63%. Cominciamo subito. Come si comincia? Con il dissolvimento del lievito di birra nell'acqua. Questa attività io la consiglio caldamente quando c'è un tipo di tecnica, come nel caso nostro, in cui noi ci accingiamo a lavorare utilizzando una tecnica poco invasiva, quindi poca energia, poca attività, e questo comporta il rischio che il lievito non si diffonda omogeneamente in tutto l'impasto. Quindi, per risolvere il problema, si fa una pre-lavorazione del lievito con un pochino di lavoro di frusta, in questo caso una semplice forchetta. Cioè, abbiamo cercato di semplificare al massimo, di rendere tutto, diciamo, quanto meno possibile specialistico, quindi con strumenti, attrezzi, farine le migliori, proprio quelle che più rispecchiano la vita quotidiana. Ed ecco qua, il lievito si è prontamente dissolto. Ricordate che il lievito di birra è buono quando poi, utilizzandolo, sentite che si frantuma sotto, si sbriciola sotto le dita, quello è il lievito migliore. Quando invece il lievito tende a diventare un po' gommoso, un po' cerapoco, vuol dire che
è un po' troppo avanti e comincia ad andare vicino alla scadenza, e per noi che utilizziamo poche quantità il rischio è di avere problemi. Allora prendiamo la nostra, il nostro contenitore di lavorazione e mettiamoci dentro tutta l'acqua in un colpo solo. Ci sono ancora piccole tracce dei pezzetti un po' più grossi di lievito di birra, ma anche qui sono spariti. Ok, poi partendo da tutta l'acqua si aggiunge tutta la pari quantità di farina, quindi 630 grammi di acqua iniziali, 630 grammi di farina, ed ecco qua, tutto in una volta si mette la farina. Qua ne resta un po' perché la ciotola era stata asciugata in maniera un po', come dire, approssimativa, ed ecco qua tutta la nostra, voi lo vedete da qui, tutta la nostra quantità di acqua e pari quantità di farina sono entrate a contatto, e tecnicamente adesso cominciano a lavorare gli enzimi. Vi ricordate tutto quello che abbiamo sempre detto nei corsi, nel forum, in tutte le consigli, abbiamo letto in tutti i libri, il nostro panificando d'olivi e tutti gli altri libri. Ecco, gli enzimi hanno cominciato a lavorare, quindi da adesso si ha l'attività di impastamento e di maturazione dell'impasto. Vedete come rapidamente l'acqua bagna tutta la farina, ma non solo bagna tutta la farina, ma ottiene anche il risultato di trasformarla in una crema. Crema che inizialmente ha un aspetto un po' denso, come più che altro un fango, ma lavorandola con un po' di attenzione, un minimo di garbo, si ottiene con la forchetta, vedete, una fase sempre più omogenea, liscia, e in cui i grumi, che inizialmente sono fatalmente, vanno a crearsi, sono invasivi questi benedetti grumi, però ecco, vedete che con l'attività, l'azione meccanica, vengono rapidamente dissolti, vedete, si diventano sempre più piccoli, ci sono sempre meno zone più acquose o zone più farinose, più dense e meno dense, ed ecco che abbiamo il nostro impasto. Guardate, è proprio una semplice, quasi uno sbattimento di frusta, niente di che, guardate bene, e soprattutto con questa camera che fa la ripresa dall'alto, vedete bene che il risultato migliora in maniera repentina e veloce. Ecco qua, ormai quei pochi grumi che vedete sono proprio minimi, e sono quelli che vanno ad autodissolversi, si dissolvono da soli senza ulteriori interventi, grazie alla capillarità, all'azione di capillarità dell'acqua che penetra negli interstizi, tra il grano di farina, e va a bagnare tutta la farina, dissolvendo anche gli eventuali piccoli grumi. Comunque, ci abbiamo impiegato un paio di minuti e la nostra prima fase può considerarsi finita. Guardate che bellezza, il pasto è una crema, leggera, piccola quantità di grumi, ma veramente trascurabile, andando avanti scompare. Se noi stiamo ancora un paio di minuti a fare questo lavoro, queste spariscono completamente, queste micro concrezioni di grumi scompare, ma già così, vedete, sono praticamente svanite. Ok, fatto questo, passiamo all'inserimento del sale, che va fatta in questa fase proprio perché è l'unica fase in cui c'è una buona azione manuale e una buona azione di omogeneizzazione dell'impasto. Quindi il sale si consiglia caldamente di inserirlo in questa fase, perché poi dopo diventerebbe troppo duro l'impasto per consentire una bella azione di diffusione omogenea. Ecco, lo stiamo sciogliendo all'interno dell'impasto. Anche questa azione contribuisce a dissolvere i grumi, e infatti vedete che il risultato è veramente di qualità notevole. Vedete, ormai non c'è più attività di grumi, ci sono soltanto creme parzialmente strutturate. Adesso non ci resta che inserire l'ultima fase, l'ultima tranche di farina,
portando l'idrazione di colpo in un lancio solo al 63%, la amalgameremo in modo da bagnarla tutta, renderla quanto più possibile omogenea, ma vedete, è questione di un minuto e avremo finito la nostra prima fase. Quindi vedete, tempi brevissimi, azioni molto semplici e rapide. Ecco, abbiamo messo tutta la farina residua per portarci a un chilo. Ed ecco che l'azione è sempre la stessa, vedete, di fatto non c'è nessuna forma di impastamento, se non qualcosa che gli assomiglia un po' vagamente, ed è questa azione di mescolamento più che impastamento, perché effettivamente non si impasta. Se voi considerate, io non ho neanche sporcato le mani, guardate, non si sporca nulla, questa è la cosa positiva. Voi non avete visto questi nostri contenitori, ma insomma diciamo che nell'attività quotidiana si pesa tutto all'interno di questo contenitore, che vuol dire che alla fine voi avrete sporcato un unico contenitore in casa. Pensate che vuol dire sporcare una spirale, una planetaria, la ciotola, i ganci, lavare tutto, la spirale che non ha la testa ribaltabile da lavare, è una dischetta della seccatura, insomma. Invece è così. Bravi, allegri, sereni. Fischiettando quasi, vi risolvete il problema alla grande. Vedete che in questa zona ho già praticamente finito di mescolare, rimane un po' di farina in quest'altra zona. Adesso vado a amalgamare insieme con la parte umida. No, non voglio sporcarmi le mani perché così posso veramente tenermi pulito pulito. Ed ecco che io ho praticamente finito anche questa fase. C'è ancora un residuo di farina sul fondo della vasca qui del contenitore. Un po' meglio, vedete come facendo toccare l'impasto che è umido con la farina che è ancora asciutta, rapidamente la si raccoglie e la si bagna un po'. Contenitore ha dei solchi lungo i bordi che rendono un po' più difficoltosa l'operazione, diciamo che dà un po' di interesse in più a questa lavorazione. E basta, è finita, ragazzi. Vedete qui, una lavoretta veloce veloce e abbiamo finito. Ecco il nostro impasto nella sua prima, il suo aspetto iniziale. Come vedete è orribile, è veramente brutto, eh? Non ha niente di omogeneo, non è liscio, non ha nessuna struttura, e poi nessuno penserebbe che questo è un impasto destinato a diventare qualcosa di bella e di buono, ma in realtà è così. Sarà bello e buono quello che faremo con questo impasto, faremo delle napoletane molto carine. E basta, un ultimo concio verso il centro, qualche peguccia, ma appena accennata, niente di che, e io mi fermo. Quindi questo è il risultato finale. Come vedete, molto granuloso, molto disuniforme, non ha un aspetto esteriormente accettabile, tutto molto, quasi una biga, arriverei a dire quasi, perché effettivamente è molto poco lavorato. Però è proprio quello che serve a noi. Questo è l'impasto, prima fase. Adesso noi ci fermiamo. Lo copriamo a campana, anzi non a campana, lo copriamo proprio con un coperchio che ha una quasi chiusura ermetica, un click sui due lati, e questo perché evitiamo l'evaporazione che nel caso di un impasto con una media idratazione potrebbe portare dei danni, piccole cocce, parti un po' troppo dure. Una volta fatto questo, ragazzi miei, ci vediamo fra una mezz'oretta per fare la seconda fase. Ma c'è una cosa importante, questa mezz'ora non è una mezz'ora assolutamente fissa e immodificabile, al contrario, è enormemente elastica. Parte da un minimo di una ventina di minuti, mezz'ora, fino a un massimo di alcune ore. Quindi voi potreste organizzare la vostra giornata, per esempio, che ne so, il venerdì per impastare il sabato, il venerdì mattina prima di andare a lavorare, fate questa azione che avete visto, pochi minuti, niente di che. E dopodiché chiudete l'impasto, mettete in frigo, quando tornate la sera fate la seconda fase, che è quella che andremo a fare
nella prossima parte del video, fra pochi minuti. Io metterò mezz'ora di intervallo, voi potete allungarla per il tempo che riterrete compatibile con i vostri bambini. Quindi a fra poco per la prosecuzione. Allora, eccoci alla seconda fase. È passata esatta mezz'ora. Perché ci vuole questa mezz'ora? Perché il glutine ha la tendenza a formarsi per un po' di tempo dopo che è stato lavorato. Quindi nel nostro caso noi abbiamo iniziato un'attività di lavorazione mezz'ora fa o 40 minuti fa, per 10 minuti abbiamo lavorato e poi ci siamo fermati. In quella mezz'ora di stop il glutine ha continuato a formarsi e per voi che lo vedete di qua, ecco, vedete com'è cambiata la struttura che aveva. Adesso noi la giriamo un po'. Cerchiamo di staccarlo un po' dal contenitore. Ecco. Vedete, il contenitore pulito. Mettiamo l'impasto sulla nostra bella spianatoia. Queste sono bellissime, queste spianatorie, perché consentono di utilizzare qualunque superficie senza problemi. E guardate cosa bisogna fare, proprio delle singole mosse molto semplici. Prima di tutto si acconcia un po', si dà una forma più possibile regolare, dopodiché si fa una bella piega a due. Eccola qua. E vedete com'è? Si è strutturato l'impasto. Non solo si è strutturato, che è già una cosa molto positiva, ma ha anche perso tutto quell'aspetto appiccicoso e disomogeneo che aveva inizialmente per assumerne uno ben diverso. Ecco che noi lo cominciamo a girare così, vedete, e facciamo la solita classica piega a due. Eccola qua, guardate che bella, guardate che bella struttura. Un paio di giri in questo modo il nostro impasto sarà cambiato. L'impasto ha assunto una struttura molto più uniforme, omogenea rispetto all'inizio, quando sembrava completamente grumoso, brutto. Invece vedete che carino che è, e guardate come migliora maniera proprio pazzesca con una semplice pirlata così leggera, molto molto tranquilla. Ecco qua il nostro impasto, ragazzi, con una sola piega, anzi forse di una, un unico giro di piega, chiamiamolo così. Vedete, pochi minuti di intervento, pochi minuti di attività molto leggera, senza interventi massivi, senza fatica, senza macchine, questa è la cosa più importante. Si fa un lavoro a casa senza avere nessun tipo di supporto, ma anche economicamente molto conveniente, oltre al fatto che chi ce l'ha può risparmiarsi l'attività di pulizia, che è notevole. E guardate che bell'impasto, la nostra bella palletta è perfetta. Ed è, ricordate che siamo all'inizio dell'attività lavorativa, questa migliorerà ancora con l'aspetto fra un paio di minuti, 5-10 minuti, quando andremo a riprenderla dal nostro contenitore, sarà liscia come una seta, perfetta per essere poi infilata nella fase successiva, che è quella della prima lievitazione della puntata, staglio, appretto e poi stesura, condimento e cottura. Quindi, cari amici, sono contento di avervi dato questa. Una cosa volevo farvi solo vedere, soprattutto da questa ripresa, forse, guardate, schiacciando l'impasto, guardate bene, non ha grumi, lo vedete, vero? Una bella struttura molto omogenea, molto larga, molto ampia, ma non ha grumi, quindi è perfetta, quello che volevamo ottenere. Bene, vi ringrazio, vi do appuntamento al nostro prossimo video. Arrivederci, buona giornata.